No, io beh, per, dico per questo, perché è nato un gruppo su Facebook, Amici di Giulia Sofia, che Montezemolo, uno che, no, uno che sicuramente non va su Facebook è Montezemolo. Montezemolo è l'antica, secondo me, lui in macchina ha ancora il telefono color crema con la cornetta e il filo, sai? No, scusa, riusciamo? Riportate per favore le poltrone da Montezemolo, amici della Sette, guarda questo Martino, grazie, che carini che siete. Andrea, puoi venire per favore a fare, non so, perché in questo momento è l'ora di Giulia Sofia, ti ringrazio. Ecco, scusate, fatemi mettere questa parrucca che sembro sempre Angelo dei ricchi e poveri, io lo ricorderò sempre. Sono tutto fuorché Montezemolo. Sai che si vedono sempre a Cortina incontrano? Cioè, Albenga riferisce, sai queste cose? No, ecco, siamo qua. Buonasera, Presidente Montezemolo, buonasera. Buonasera. mi scusi un attimo. No, se possiamo stasera Ma magari posso dire riuscire una a cosa che lei è parlare. bravissimo? Guardi, sì, lo dice sempre, ma non è rilevante. Io Vede invece, noi se era. dell'Italia dei Carini? No, che La volevamo. prossima settimana Sì. avevamo proprio un programma, Sì. un Saint-Tropez rimugina, per Saint-Tropez, Rimugina, sì. parlare una volta Sì. per tutte del foglio del come. Ecco, bene, Ma interessante. ormai. Cosa ormai? Non ne parlate più? No? Ecco, bravo, non ne parliamo più. Ora Perché? che è caduto il governo, non ce la Ah, sentiamo più di certo. parlare di spirito, Vabbè. di competitività, Vabbè, di insomma. volano dell'economia, Sì. di rilanciare il Sì, paese, frasi che di peraltro guardare i lei. nostri figli. Sì, in effetti, Non ce come la dire, non ce sentiamo l'ha. più. Guardi, Certo, la sua discesa in campo sembra sono giù, ho rinvia. il Sì. morale sotto le tozze. Guardi, Mi spiace, la perché lo prego, capisco. mi tiri su lei, mi Sì. faccia un cadeau. No, guardi, un cadeau io non me lo posso Che permettere, stupido sinceramente. che sono. No, guardi, Che con tutto. stupido, mi scusi, Sì. è vero? No, ma Lei non. non ha una lira? Facciamo così. No, ma se potessimo Allora, le faccio parlare. un bonifico Ma io, no, ma lasci così stare. lei dopo mi fa un cadeau. Chiamo No, l'Unicredit. ma no, parliamo di cose Pronto serie. Gianluca? Mi fai un bonifico? Come? Quanto? Ottimo, Ma bene. lasci stare. Prenda carta e penna. Ah, ma mi dà gli estremi del bonifico? No, le regalo carta e penna. Ecco, ma guardi, ecco, tanto lo sappiamo come va a finire, però. Guardi, Fabrizio, Possiamo non pronto? telefonare? Scusi. Sì, dimmi. Proviamoli È inutile. a Sepang. Mettili in Possiamo. pista con il nuovo propulsore. Grazie. Fabrizio? Roberto? Eri tu? Che stupido! Che era la Ferrari, No, sentivo pensavo sotto. fosse la Ferrari. E Era invece? l'Unicredit. Aia. Ho mandato due impiegati di banca a correre a Sepang. Aia. Ma che stupido! Poveraccio. Vabbè, Ma ma che le cretino, risolve dopo pronto, queste cose. Giorgetto? Ma Senti, guarda, sono uno stupido patentato. Puoi ridisegnare per favore Stiamo quegli qua. impiegati di Unicredit che vadano a 25 km orari? Ma E vabbè, perché? almeno vanno più veloce di massa. No, Dai, su, vabbè, adesso non è Giorgetto. vero, no, insomma. Metti massa allo sportello dei conti Sì, correnti. Grazie. perfetto. Va Scusami. bene, senta. Sì, Sì. torniamo a noi. Oh, Le ho mai detto grazie. che lei è Ma non se bravissimo? ne frega niente a nessuno, guardi, Guardi, lei è invece. veramente No, sì, bravo. lo so, però Noi possiamo dobbiamo parlare. pensare. Non si. Lo so che lei a gennaio entrerà nel mercato con i suoi treni, no? Nascerà la. Bravo, Ecco, la noi NTV. dobbiamo pensare a tutti i Se. pendolari, a Ecco, questo è un tutti argomento. quelli che ogni giorno vanno avanti e indietro da Voghera. E Vabbè, sì, ci sono anche noi altri. eravamo tutti, Sì. ci siamo incontrati Sì. a Dubai, Per come mai, parlare. cosa fai? Dubai, come mai, cosa fai? Beh. Volevamo ridare dignità Sì, al pendolare, va bene. per guardare i Sì, figli ma del no. pendolare, Sì. per il volano dei pendolari Esiste anche dell'economia. un volano dei pendolari. C'eravamo tutti, Però. c'eravamo io, Giorgetto, Sì. Emma e Pippa Middleton. Pippa Middleton, che cosa c'entra? No, scusi, no, mi spiace, non volevo. Guardi, No, ecco. lei Sì. sa cosa fa Pippa Middleton tra un matrimonio reale e un No, altro? non E frequento. manco io. Ecco, e vabbè, Allora e quindi. l'abbiamo invitata apposta per chiederlo, Sì, ma ma non è. proprio mentre stavo per dire Pippa, ma tu di preciso che minchia fai? Vabbè, che tra l'altro Guardi, nemmeno il non è. tempo di Sì. dire Ecco. mink, che ho sentito un bua da bua ba bua ba bon. Ah. Oddio, ho pensato. Sta deragliando un E treno. invece è entrata la solita Giulia Sofia No, 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 e. no, stava proprio deragliando un Ah, treno. scusi, no, allora No, no, mi perché Giulia spiace, ma. Sofia era entrata Perché in entra Dubai, sempre. la faccio Sì, ridere, ma anche se non. era entrata sparata con 20 elefanti indiani al grido di Annibalata. Con gli elefanti. Invadiamo gli Ma perché Emirati. si inventa Qua sempre Giulia queste Sofia. robe? Ho Vabbè. detto, ma non pensi ai Ma pendolari? perché Lei mi ha detto, eravate e lì che per palle, questo? porta anche loro. Vabbè, la Guardi, prego, che guardi. spirito Sì, quegli ma. elefanti, che forza, che barrito. Sì, ma i Non c'è stato pendolari. verso di calmarli. Abbiamo Vabbè. provato un'emozione
Incredibile, sembravamo Annibale, dalle Alpi a Portofino, dal Manzanare a Porto Cervo. Ma che Casello, vabbè. Casello con gli elefanti 25 minuti. Va bene, guardi, ma soprattutto, dove cazzo è Manzanare? Ma lasci stare, guardi. Senta, possiamo tornare invece a questo nuovo governo, perché si parla di misure shock contro la crisi, si parla di patrimoniale. No, vede, noi pensiamo dell'Italia dei carini? Sì. Che la patrimoniale sia un provvedimento doveroso per rilanciare il paese, giusto. Per ridargli spirito, per ridargli spinta. Va bene, è giusto pagare. Sì. Se tu, Stato, mi vuoi tassare, io pago, ma tu prima, Stato, devi darmi garanzie. Tu, Stato, garantisci, io, cittadino, pago, tu chiedi, io, Tarzan, tu, Jane. Infatti, perché parla come Tarzan? Guardi, noi comunque, dobbiamo... Lei è d'accordo, è giusto con la patrimoniale per un reddito superiore ai 10 milioni di euro l'anno. Quanto? Superiore ai 10 milioni di euro. Superiore ai 10 milioni di euro l'anno. No, oltre. No, no, o non, okay, non no, sotto, so, oltre i 10 milioni. Milioni. Oltre. Lei quanto guadagna? 9 milioni 950 mila. Guardi, la faccio ridere. Che, sì. Non mi faccia noi ridere. Dell'Italia dei carini, non è un momento, ci, stiamo, ci siamo incontrati proprio per parlare di patrimoniale, ci siamo visti alla Galapagos, non l'Epagos, proprio per dire chiaramente a tutti la patrimoniale si deve fare. Beh, questo è un dato. Beh, lei non ha idea di cosa è successo. Si guardi, non stavo immagino. Mostrando le slide della patrimoniale, perché nemmeno esiste. Il tempo di dire patr... Abbiamo cominciato a sentire dall'altra sala un lamento che si faceva sempre più forte. Addirittura. Un urlo di... Sono precipitato. Ah. Ho messo l'orecchio. Ha spaccato la vetrata Giulia Sofia. Eccola lì che è tornata Giulia Sofia. È entrata come uno squadrone della Delta Force. Era tutta bardata. Mi ha scaraventata a terra. Mi ha strappato tutti i fogli. Ma mi sbatteva la testa. Ma sul pavimento. Diceva, coglione. Coglione, vedo puttanata. No, ma... Giulia Sofia, che c'è? Ma come? La patrimoniale a me? Ah, era detto, ma Giulia Sofia, non prendertela, è per la crisi. Sto cazzo la crisi! Mi ha sbattuto la testa. Solitamente mi distrae da invece guardi, questa volta. Guardi, Giulia Sofia con la patrimoniale sembra molto distratta. No, perché sembra sempre... sulle nuvole. Certo. Ma su certi argomenti quando la pecca tocca... subito. È irremovibile. Non c'è stato verso. Vabbè, non importa. Volevo convincerla io che la patrimoniale si deve pagare. No, mi ha convinto lei. Ecco qua, infatti. A me, Giorgetto Emma e alla Pippa Middleton. Che c'è venuta anche lì a non paga più nessuno sta patrimoniale. Non la ha fatto più una conferenza di 6 ore su come non pagare la patrimoniale. Quindi Giulia Sofia, che quando donna vuole, quando a un vuole... certo punto ha mollato tutto e ha gridato catastata. Catastata? Che idea meravigliosa. Dico Giulia Sofia. Giulia Sofia ha una piccola tenuta in Puglia. Va bene. Che si chiama Gargano. Tutto Gargano è di Giulia Sofia. Siamo corsi in comune e abbiamo accatastato tutto il Gargano come mansarda. Certo, sicuramente è un consiglio. Guardi, è stato geniale. È bellissimo, questa è la catastata. E siccome poi siamo andati nel nord, siccome lei è una piccola tenuta nel nord, che prende il nome di Valle d'Aosta, è tutta abbiamo accatastato la Valle d'Aosta come box auto. Che spirito, che la spettacolo. La catastata. Se fanno un controllo... La faccio ridere. Perfetto. Arrivederci. Arrivederci. Andrea Zalone.